Ciao Fate Fisemico, se ci state guardando su YouTube vi ricordo che tutti i mercoledì e tutti i venerdì faremo il trash alle 3 su Twitch, quindi se volete seguirci live senza tagli potete farlo lì. Like, commento, condivisione, perché se la ricarichiamo su YouTube ci dovete far fare bella figura. Allora, andiamo subito perché è tardissimo. A quanto abbiamo capito è tipo un format, sì. docu-fiction, quindi i professori daranno dei compiti a dei ragazzi che non sanno recitare, che sono lì per fare una sorta di percorso. Tutto quello che diremo è atto soltanto a quello che vediamo nello schermo, quindi alla non, fiction, bravissimo, non parliamo delle persone fisiche e legali, soltanto quello che vediamo, quindi non parliamo delle persone giuridiche. No! No! Blocca tutto dal serio, raga, no, ma no, ma puoi partire, sgambate col serio, cominciato, ma non ce l'hai un padre, no! Ma non ce l'hai un padre, ce l'ha, ti mandano al collegio perché non ti possono più vedere a casa. Vai. Questo che collo c'ha? Quanta virilità. Tectonic, raga. Guarda che già questo è bullismo. Io non lo so, non devi dirlo. Cosa fa? Ma cosa fa Risvoltini? Hai pantaloni corti! Ma hai pantaloni corti, ma neanche Risvoltino! Io sono in mezzo alla walla. Cazzo vuoi? Arrivata, dai, cadi, rompiti una gamba, avanti, finiamo la trasmissione in ospedale. Ma chi è? Ah, faccio lo cazzo, chi è Giulio, questo? Giulio, io ti capisco, quando ero piccolo avevo le lentiggini come te e tutti i suoi compagni voleva chiavarmi. Però in compenso i suoi compagni lo portavano in bagno. Che immaginario c'hai tu nella tua mente di me da piccolo, scusa? Lentigine. Non ho capito. Hai rotto un pochino il cazzo. Che comunque, amico mio, amica o mio. Ma che è? Ma quella è tatuata! Ma è una scappata di casa! Hai dei tatuaggi, Stettum! Per se no non la mandavano al collegio. Ma ma è tardi, signora! Prima! Eccola! Godi della vita anziché sta tutto il giorno sui libri, che poi a 30 anni. Te saluto! Oh! Oh! Ma questa è fuori di merda? Fuori. Ma è fuori di me! Raga, a 14 hashtag fuori di merda, voglio un hashtag war qua sotto, fuori di merda, te saluto. A 14 anni a goderti la vita. Ma così questa arriva a 18 anni con le crisi di mezza età. Ma sono l'intro. Ma a 14 anni devi andare a scuola e studiare, che se non impari adesso non impari più. Poi diventate ignoranti come le ruote di scorta del pandino, quello verde acqua dello... a 30 anni te sei. Ma a 30 anni che ho? Ma intanto arriva, c'ha 30 anni. E vuoi a 14 anni! Se ragioni. Ma cosa vuoi godere? Se ragioni. Ciao, sono Simona Ventura. Ah, no, ancora! Ma questa che è hippie? No, non è hippie, quello è vestita con i giornali. Quello è fratto tuo. Ma questa che è hippie? Quello già c'aveva la banda nera qua, te lo dico. Ah, si sono trovati subito. Speranza e Scampia, guardali. Si sono trovati, wow. Ah, ma tu sei napoletano, però così, eh? Guarda il padre, ma il padre ha i capelli rosa. Ma il padre non gli devi rompere. Ma chi è? Fa fibra palestrato da vecchio. Porca pifa, davvero c'hai i capelli rosa. Ma poi rosa. Si depila, ma c'ha 50 anni. La madre è uguale a lei, guardala. Sì, ma c'ha 50 anni, si depila e si tinge i capelli ed è un uomo. Fidanzati, ma anche in futuro non Ne avrò fidanzato. Perché non me ne frega un cazzo. Devo sempre studiare. Non dire niente di male, eh. Io ti lascio qua 2 secondi. Sì, vai a vedere chi è. Allora, ragazze, se voi a 14 anni andate in giro solo col toppino e il settum e il risvoltino e la gonna a giro figa, io voglio dire, è la vostra libertà, va bene. Però, cioè, ragazzi, in certe parti del mondo c'è questa cultura proprio di prendere le donne contro la loro volontà, no? Non è che dico, però... Avanti. Che comunque... Va. Claudio, 14 anni, Claudio. Con la mia famiglia. Sì. Non mi ferma nessuno. Quando sbrocco. Beh, ma questa temena forte. Ma non smetti di dire cazzate. Hai detto Marilyn Manson sotto. Grande, chi era? Brava. Chi era? Fa schifo. Cosa? È una merda il pacchetto che mi stanno presentando. Questa temena borgatara coatta. È la visione del borgatara coatto. Ma mettici i Cripple Bastard se vuoi fare una roba figa, no, e violenta. Piacciono, no, solo a te, Marilyn, ritardato. Marilyn Manson. Marilyn Manson per loro va già più che bene. Il padre dice: no, vabbè, raga, ma io penso al mondo una figlia per sistemare. Tanto il mio padre non lo tocca nessuno perché c'ha la figlia, ti viene alla mare la faccia. Certo, perché la madre invece degli anni 80. Lei, questa è la presentazione. Mamma, bella mamma. Sì. Ma chi è baffo? Ah, il preside, oh. Vabbè, ma io mi sono innamorato della vicepreside, la vicepresbite. E comunque
È l'ausiliaria del preside. Ausiliaria, ecco. Sai che io avevo un preside fascista che ha a livello superiore. Non ne voglio sapere un cazzo, andiamo avanti. Severi custodi della disciplina e delle regole. Ah, sono i sorveglianti. Sposterei il target sui sorveglianti che li hanno chiaramente presi. Sì, è che ho fame. Da qualche campo di detenzione. Ho fame. Posso mangiarmi la tua mela? No, ma c'è la mia minchia. Fra il test. Fra il test. Sei del collegio, ma che cazzo vuoi? Preside del collegio. E lui, ma questo gli ha fatto un saluto militare. Scampia si è messo sull'attenti, ha già capito tutto. Non è la guardia, è preside, non è che è maresciallo. Scampia, ho capito che per te l'autorità è tutto uguale da temere e sfuggire, però. Mi sento male. Ma buono. Il nome del corpo docente. A posto. Il preside parla ma non l'ho ascoltato. Sinceramente ho ascoltato solo la parte del calcio dei mondiali dell'Italia. C'è uno spaccato veramente brutto della realtà del italiana, livello esatto. Dei ragazzi di oggi che mi fa infatti secondo me è molto interessante questa sono cosa tanti. L'apparire sembra essere diventato più importante dell'essere. Come adesso infatti, guarda che assurdo. È assurdo. Pericolo distruttivo per i nostri eroina giorni. Certo. Madonna, non ci avevo mai pensato. È tutto uguale. Tutto uguale. Che cazzo ridete? Cazzo ridi. Il collegio rimane un porto sicuro, signori. Solo qui dentro. Perché ancora non c'è nessuno che spaccia. Lui che stava già pensando al business. Oh, porte, qua arrivano i galeoni, i containers. Il business. Oh, container. Preside, sta attento che anche qua può diventare una giungla. Ma che volete? Un prof. Ma lasciami dormire, ma che cazzo vuoi? Ma la gente ma io sto facendo una trasmissione, ma tu mi devi rompere i coglioni alle 8 con i test d'ingresso, le bombe nucleari, scusa, l'eroina, gli anni 80. Ma che cazzo vuoi dalla mia vita? Ma scusa un attimo. Tu hai ragione, Daniele, ma so che se ragione. Tu stai partecipando a una cosa che si chiama il collegio, no? Non ti viene, non ti balena per la mente, anche solo per un momento. Che sei lì per studiare. Ma tu hai parlato di mente guardando le facce di gli elementi che vengono presentati. Della mente, dal latino demente, no? Vi voglio aiutare, però fatemi fare prima il mio di compito. C'ha ragione. Se le sai tutte, se sai sono difficile, ce le tutte. Se sono guarda, lo sta già bullizzando. Mi sto cacando addosso. Silenzio, per favore. Ma non lo sa. Spalla sotto. Mi sto cacando addosso. Spalla su. Che voi non sappiate distinguere la destra dalla sinistra è un buon inizio. Io quante sfaccettature ha questa frase dopo il preside, dopo l'intervento del preside? No, vabbè, l'ho capita dopo, però io sono allibito dalla merda. La mia passione per l'onirologia è stata quando... Non vogliamo saperne. Senti, niente, amico. Guarda, mio. Avevo dei dubbi. Non dobbiamo sapere guarda, niente. La cosa mi è venuta... Occhio quando... a quello che dici qua. No, allora, la cosa dell'ornitologia mi è venuta quando l'ho visto farsi il risvoltino al jeans corto. Ho detto, secondo me questa è una grande passione per l'ornitologia. Qua ci vanno. No. Però è carino che un ragazzino giovane... Però è carino che un ragazzino giovane abbia passione per... Che è proprio sua. Infatti è difficile trovare questa roba qua, in realtà. Mi sento sempre molto incerto. Beh, vabbè, ma quella è la base. Qualsiasi cosa. Poverino. Adesso magari crolla il soffitto. Vabbè, ma tu hai detto no, però dai. Amico mio. Almeno due significati della parola fiera. Capoluogo dell'Emilia Romagna. Vabbè. Quali mari bagnano l'Italia? Calimari. Tutti. Tutte difficili. Tutte difficili. Ma questi hanno 14 anni, giusto? A parte fratemo qua che sembra che ne ha 28. 36. Chi ha dipinto la Gioconda? La mamma quella puttana. No! Cosa? Coniughi al passato remoto il verbo cuocere. Cuocqui. Cuocqua. Cocetti. Qua cuocqua. Cocette noi Cosimo. Cocette. Cosimo. Vabbè che cocette noi invece Cosimo. È perfetto. Crocette, Cosimo. Io Cosimo e tu che te. Cuocqua. Cosa vuol dire? Coatto. No raga. Ma che no! È sbarcare il lunario. Barconi, Date fuori di cervello. Possibile? Possibile. Il dipinto chi l'ha fatto? Da Vinci. Sì. Vai, bro. Dipinto chi l'ha fatto? Da Vinci. Vai, bro. Grande. Minchia, grande. Cazzo. La mafia è quando uno prende in giro un altro di colore. Di colore. Sai chi l'ha scritto questo? Di No. Scampia.
Cosa c'hai? Ma questo è un ipocondriaco, paranoico, fatalista, angosciato. Sa se adesso mi cade sto tetto in testa. Adesso ascolta la radio della polizia per capire se oggi può uscire di casa o no. Ascolta Lolo, te lo dico io. Sì. Signorina Piccione. No! No, Barlo! No! No, Barlo! Io non credo, non ci credo che... Ma quindi la mamma è mamma Piccione. Piccione di mamma. La mamma mi va, vieni qua, Piccione di mamma, vieni. Tutto per niente, tutto per niente. Tutto per niente, ragazzi. Stai a guardarti su YouTube tutto per niente giorno. È svegliarmi, andare in un posto e tornarmene a casa. Cioè, tutto per niente. Hai fatto 10 minuti di trasmissione. Ma questo... succede. No, sai vita. Perché? Perché poi la gente dice sfiga. Ah, ma come? Ma è troppo difficile, raga. Quando alle elementari la gente parla, voi ascoltate. Se andate a scuola, pensate ad andare a perdere tempo, a ficcare, a fare i coglioni con i cellulari. La scuola costa per voi, per i vostri genitori. È l'unica cosa che vi assicura un futuro. Poi piangete. Posso chiederti una cosa? Ma chi se ne frega? Andiamo avanti. No, io non voglio vivere. Io non voglio vivere nemmeno io. Non voglio vivere nemmeno io. Io non voglio vivere. Io volevo morire tempo fa. Mi state costringendo a vivere la mia vita con voi. Deluse che non vedono arrivare in cortile i propri figli. Patate. Mamma, questo è delusione. Non si può sentire questa cosa che l'ha cacciata perché non hanno superato un test. Ma porca t***a, si chiama test apposta. Comunque io parlo, ma ero così a 15 anni uguale. I tempi sono cambiati. No, vabbè, un po' di più lo sapevo, dai. Cancella laggiù, andate pure. Non sono ammessi i telefoni, cellulari. Oh, grazie a Dio. Introdurre cibo. Ricordo. Scampia già detto, mannaia, amor, mannaia. Io cazzo tengo fame. Dai, che cazzo, mo, una cosa, niente, da mangiare, una cosa, niente. Tanto se me lo dice già con questo atteggiamento, le sembro sua zia, sua sorella. Sua zia? No, no, boh, basta. Stia composta. Cosa vuol dire? Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare. Tipo i miei baffi, credo. Guardi. Silenzio! Dai, devi lasciarlo stare, il tipo. Questa è la mia famiglia. Amo vestirmi bene ed essere perfetto, mica come loro. Ma a me mi dà fastidio come parla questo. Possiamo skippare? Lei di dov'è, signorina? Roma. È finto. Roma c'è il senso dello spirito, vedo, eh. Questa è una gag che hanno studiato loro, si vede. Lo specchio era diventato il nostro migliore amico. La parola d'ordine era essere fighi. Comunque Milano, eh. Musella. Nome? Gianni. Jay o Genesi. Genesis. Perché canto e quindi... Ah, ad ostacoli per farmi spazio alla musea, aggiungi un posto Spike. Comunque. Al tavolo del meglio di Draft tanto God. Di lui. Oh, bella Broski. E il giorno dopo tutti iniziano a dire bella Broski. Ah, l'hai visto tu, ho capito. Mambolosco è andato da Wada e gli dice devo mettere il copyright. Ok, che l'ho inventato io. E Wada diceva... Ma tu hai inventato ok. Hai inventato tu, ok. Ok, ok. Mi do malato. Piccione Sara. Piccione Sara. Mi ricordo bene. Io ce la faccio. In carcere, quando ti mettono... Sì, ma tu, ma magari in carcere così. Quando diceva, siamo nei carcerati, qua ci voleva Cischi che iniziava a sbraitare, vedi? Contegno, decoro. Ma che cazzo sono queste parole nuove? L'ho già fatto il test. Quando entro io qua, dovete stare sempre sull'attenti, con le mani dritte, non così. Non si coglione. È che è una punizione. Bene, signorina. Gioia, secondo me i miei compagni non... Signorina, mai una gioia le è arrivata. Però prima o poi... Gli animali non si adattano. Per esempio, se un pinguino viene... Va in Africa, muore. E invece le persone si adattano, non cambiano il luogo per viverci. Io volevo solo dirvi che i pinguini ci sono in Africa. Le più carine. No, ma adesso studio, non ti credo. L'ho promesso a mia mamma. Basta, raga. Non vi ho detto la divisa. Già parlate sorca. Ah, il menù anni 80. Oh, è buono il menù anni 80. Culo, cocaina, eroina, vai. Risotto alle fragole. Porca noia, che buono. Merda. L'hai mai mangiato? Sì, porca noia. Quando vado a fare i ristoranti di merda che gli mettono il menù anni 80. Ma è buono. Vabbè, lei è deficiente. Tu sei una deficiente. Ma buttatela fuori questa qua, per favore. Ma tu cervella bollita. Buone! Buone, questo è buono. Sì, questo il mangio il cervello muore. No, ma va, già non è. Io mangio qualsiasi organo, ma il cervello no. Qualsiasi organo, ma il cervello no. Si ha mangiato tutto il cervello perché vuole dare una buona impressione agli insegnanti. Sì, ma si stampa là. Ma sei più mangiare quella schifizia. Ah, non la malinconia, non gli faceva. Ma sai che la Dorelfi ha detto che è buona, La Dorelfi. Anche se lo mangi. Che cazzo vuoi la Dorelfi da me? Il momento del rilassarsi. No, ma che?
sono bellissimi, dei fantastici. La camicia da notte tutti uguali. Cioè, ricordiamo, vuoi spiegarla tu la questione della divisa nelle scuole? Esatto. Vuoi spiegarla? Certo. Praticamente i ragazzi inseriscono, vengono inserite le divise per le diversità delle classi sociali all'interno della scuola, per evitare, come sta succedendo negli ultimi tempi, di atti di bullismo, di chi ha più soldi e fa sentire inadeguato un'altra persona, venivano date delle divise in modo che tutti erano uguali. Esatto. E secondo me, per come si sta svolgendo la situazione dove non c'è un'educazione civica nelle scuole, il ritorno della divisa non sarebbe male. Andrebbe sempre educata la gente. Però questo è un collegio e la divisa serve perché tu devi imparare anche la proforma, no? È stare in mezzo alla gente con una divisa, e quindi è stare al tuo posto in una determinata situazione, sei contestualizzato, quindi va bene. Totalmente d'accordo con te. Signor Preside ha voluto darvi questa opportunità. Se io le dico, il signor Rossi è in domicilio coatto. È povera? Beh, poteva essere... Per chi lo fa, Fazzi? Per me stesso. Ho voglia di mettermi in gioco. Vabbè, ma questo è Cedro, è intelligente. L'unico intelligente di dentro. Ma è Cedro o è siciliano? Credo che sia la stessa cosa. Ma sei carina. Non attaccare mai più. Ma tra l'altro lei l'ha seccato, eh? Sì, ma hai visto chi è lui? Quello che hai detto che non ci piaceva la fregna. E lei proprio non mi toccare mai più. Proprio che una volta ti sei permesso. Basta. Uno non ce n'è proprio. Non mi tocchi neanche permetterti. E tu, se sei intelligente, non le rivolgi più la parola per tutto il resto della tua vita. Nascono le prime simpatie. Basta, raga, andiamo via. Questa è pornografia, io non ne voglio sapere un cazzo. No, allora, raga, io vi ringrazio per noi vi ringraziamo per averci seguito. Non puoi dire noi. Gli Arcade Boys vi ringraziano. Gli Arcade Boys vi ringraziano per averci seguito. Noi cerchiamo di far montare la reaction Infisemico. Non so cosa riuscirà a fare. Non so se potremo farla vedere. Non so se ci ha tirato qualche giù. Beep lo mettiamo. Beh, fa tutto perfettamente. Meglio di me. Quando ho detto la parola con la P. Sì. Alla fine, sì, quando si sono baciati, lo bippiamo. Sì, certo, va benissimo. Penso. Ciao! Ciao, buona giornata.